Presidente, allora anche quest'anno la BCC sostiene questo torneo invernale di basket per giovani leve. Sì, poter lavorare con i ragazzi e poi fare un torneo così che magari mette in contatto Fano con altre città italiane, perché ci sono ben 15 squadre presenti, quindi siamo con il 15 che si ripete, 15 sono le squadre che partecipano, quindi un po' da tutta Italia, e poi siamo alla 15ª edizione, quindi dobbiamo ringraziare sicuramente la società sportiva Basket Fano, perché in effetti anche questo sport è uno sport che è molto seguito dai ragazzi, quindi sicuramente è una ricchezza per questo territorio. Ecco, tanti ragazzi ma anche tanti genitori, sostenitori, insomma questo è un bel volano grazie a questo torneo che si riesce a sostenere anche il territorio. Sì, la presenza sicuramente di queste squadre poi porta dietro ovviamente un po' i genitori che sono comunque i primi a seguire nel nostro territorio, è una ricchezza. Per noi un'edizione importante perché siamo al record di squadre ospitate da fuori regione, che sono 10, quindi un grosso riconoscimento per il nostro torneo anche a livello nazionale. Sono oltre 300 i ragazzi coinvolti. Tanti ragazzi si avvicinano a questo sport. Sì, siamo ormai arrivati alla soglia dei 200 atleti iscritti, considerando le due prime squadre, la sezione del Baskin e tutte le squadre giovanili. Siamo anche in aumento rispetto agli scorsi anni, quindi diciamo che siamo soddisfatti da questo punto di vista, e per noi questo torneo è anche una prova di verifica, un punto di incontro importante. Volevo anche fare un ringraziamento speciale a tutti quelli che ci danno una mano, quindi alla BCC di Fano, al comune di Fano, alla provincia di Pesaro Urbino e al Centro Sportivo Italiano, che ci permette di portare in questi impianti la nostra pallacanestro.